Benvenuti al nostro terzo incontro con la mindfulness. Questa settimana vi proponiamo, dopo il body scan, quindi la consapevolezza delle sensazioni corporee, dopo la meditazione sul respiro, noi vi proponiamo la meditazione della montagna. È una meditazione piuttosto nota perché Jon Kabat-Zinn, che l'ha ideata, l'ha inserita all'interno dei percorsi di mindfulness per la riduzione dello stress. Questa meditazione fondamentalmente ci porta a sentire pienamente, alla consapevolezza della nostra postura dignitosa, della nostra stabilità interna e della disponibilità a meditare, per esempio, in qualsiasi condizione, no? Freddo, pioggia, neve, nebbia, gelo, e nella vita quotidiana ad attraversare ciò che la vita ci presenta e quindi anche le situazioni difficili o le emozioni spiacevoli con un senso di solidità, esattamente come la montagna. Quindi in questa breve meditazione faremo questo lavoro di incorporare le caratteristiche della montagna e portarle con noi per tutto il tempo della meditazione seduta. Questo è un lavoro importante anche sulla postura. Sappiamo già che la postura della meditazione è una postura eretta ma non rigida, ce lo siamo già detto. E qui andiamo proprio a sentire, dice Jon Kabat-Zinn, una stabilità estremamente espressiva. Questa si trasmette anche all'esterno. Quelle persone che ci vedono in questa posizione capiscono immediatamente che stiamo meditando molto di più che non se meditiamo in piedi o camminando. Nel momento in cui una persona si siede per meditare, anche la mente si siede. Questo è un concetto molto importante. E quindi per il meditante sedersi non è soltanto assumere una posizione, ma è prendere una posizione rispetto a se stessi e agli altri, alla vita e alle cose. Quindi è un gesto molto importante che nella nostra vita quotidiana banalizziamo o non notiamo, ci sediamo tantissime volte durante il giorno senza farci caso. Invece per chi medita, sedersi è un atto estremamente importante. Sistemare il corpo seduto, dice Jon Kabat-Zinn, è un atto da fare con un senso di importanza e il termine giusto per descrivere questa posizione, come per descrivere una montagna, è dignità. Allora, dice Jon Kabat-Zinn, dedicate un po' di tempo ogni giorno a starvene seduti con voi stessi. Bastano 5 minuti, oppure 10, 20 o 30, se ve la sentite. Sedetevi e osservate lo svolgersi del momento presente senza nessun programma, salvo essere totalmente presenti. Utilizzate il respiro per fissare l'attenzione su questo momento presente. I pensieri vagheranno in varie direzioni a seconda delle correnti e dei venti che si agitano nella mente finché, a un dato momento, il cavo dell'ancora si tende e vi riconduce indietro. Questo può accadere frequentemente. Riportate l'attenzione alla respirazione in tutta la sua vividezza ogni volta che essa divaga. Mantenete eretta la posizione, ma non rigida. Pensate a voi stessi come a una montagna. Allora possiamo cominciare. Avete l'audio con la voce guida della meditazione della montagna. Buona meditazione a tutti. Pratichiamo ora la meditazione della montagna. Per effettuare questa meditazione dobbiamo essere seduti. Possiamo essere su un cuscino a terra, con le gambe incrociate e le ginocchia che appoggiano sul pavimento, oppure possiamo essere seduti su una sedia, avendo cura che le piante dei piedi tocchino e si ancorino bene al pavimento. Teniamo la schiena dritta ma non rigida.
le mani appoggiate sulle cosce. Rilassiamo le spalle e il collo e prendiamo contatto per qualche istante con il respiro, con l'aria che entra e che esce dal naso e dal corpo. Immagina ora la più bella montagna che conosci, la cui forma ti ispira proprio personalmente. Mentre ti concentri per vederla e sentirla con l'occhio della mente, considera la sua forma. La vetta elevata, la base radicata nella crosta terrestre, i suoi versanti ripidi o dolcemente digradanti. Nota anche quanto è massiccia, immobile, bella, sia vista da lontano che da vicino. La sua bellezza è contraddistinta dal profilo della sua forma e contemporaneamente impersona delle qualità, che sono le qualità della montagna, che tutte le montagne hanno. Ognuno ha la sua montagna. Forse la tua montagna ha la cima innevata e boschi alle quote più basse. Forse presenta una cima svettante o una serie di crinali, oppure un ampio altopiano. Qualunque sia la sua apparenza, siedi e respira con l'immagine della montagna, osservandola, notando le sue caratteristiche. Quando ti senti pronto, prova ad assimilarla dentro di te, in modo che il tuo corpo e la montagna, fissa nell'occhio della mente, siano una cosa sola. Il tuo capo diventa la vetta, le braccia e le spalle i versanti, le natiche e le gambe che poggiano sul cuscino o sulla sedia sono la base della montagna. Respira l'immagine della montagna e assimilala dentro di te. Metti la tua attenzione sulla percezione nel corpo del senso di elevazione della montagna e nel profondo della colonna vertebrale prendi contatto con l'asse su cui si erge.
Trasformati in una montagna che respira. Nel Nella tua immobilità e nella pienezza dell'essere. Al di là di parole e di pensieri. Una presenza incentrata, radicata, impassibile. Per tutta la giornata, mentre il sole compie il suo percorso nel cielo, il monte semplicemente resta fermo. Ma la luce, l'ombra e i colori cambiano ogni momento. E cambiano virtualmente tutta la sua pura, stabile e incorruttibile immobilità. Ti È facile vedere questi cambiamenti che avvengono di ora in ora. Possiamo vedere il gioco delle luci, delle ombre e dei colori che trasformano il monte. I suoi fiumi, i suoi alberi, attirando gli occhi di chiunque la osserva. E mentre la luce cambia, la notte segue il giorno e viceversa. La montagna resta immobile, limitandosi a essere se stessa. Così rimane mentre ciascuna stagione sfocia nella successiva e il tempo meteorologico cambia da un momento all'altro, da un giorno all'altro. L'immobilità della montagna è un'immobilità che contiene tutti i cambiamenti. In estate non c'è più la neve, eccetto forse alle quote più alte o negli anfratti protetti dal calore del sole. In autunno la montagna può dispiegare brillanti e fiammeggianti cromatismi e in inverno può sfoggiare una coltre di neve morbida e ghiaccio. In qualsiasi stagione la montagna può trovarsi avvolta da nubi o nebbia o frustata da pioggia gelida. I turisti che vengono a visitarla possono rimanere delusi se non è possibile vedere chiaramente la montagna, ma la montagna rimane indifferente, visibile o meno, con il sole o con le nuvole, riarsa o ghiacciata, semplicemente siede, fedele a se stessa. Il Talvolta tormente o bufere imperversano attorno alle sue cime, oppure viene sferzata da venti di forza inimmaginabile. Ma la montagna è sempre la stessa. Il Arriva la primavera, gli uccelli tornano a cantare tra gli alberi, le foglie rispuntano sui rami, i fiori sbocciano negli alpeggi, sui versanti, i
I torrenti ricominciano a correre, pieni d'acqua, mentre le nevi si sciolgono. Ma la montagna continua a rimanere seduta, impassibile alle offese del clima, a ciò che accade sulla superficie, al mondo delle apparenze. Mentre sediamo con questa immagine nella mente, noi possiamo incorporare le stesse incrollabili caratteristiche di immobilità e di radicamento di fronte ai cambiamenti che avvengono nella nostra vita, ogni secondo, ogni ora, ogni anno. Nella vita e nella pratica meditativa, sperimentiamo costantemente la natura mutevole della mente, del corpo e del mondo esterno. Siamo soggetti a periodi di luce e oscurità, di colori vivaci e di scialba monotonia, a bufere di violenza e intensità variabili provenienti sia dal mondo esterno che dal nostro essere più nascosto. Flagellati da forti venti, dal freddo e dalla pioggia, sopportiamo periodi di oscurità e sofferenze e godiamo momenti di gioia e di entusiasmo. Il nostro aspetto cambia costantemente, proprio come quello della montagna, subendo i propri mutamenti climatici e le intemperie. Trasformandoci in una montagna, nella nostra meditazione possiamo penetrare nella sua forza e stabilità e farle diventare nostre, utilizzando le energie della montagna a sostegno degli sforzi che facciamo per affrontare ogni momento con consapevolezza, equanimità e chiarezza. Noi siamo montagne che respirano, si muovono, danzano. Possiamo essere solidi come le rocce, fermi e incrollabili e nel contempo malleabili, teneri e volubili. Possiamo imparare, crescere, guarire e imparare ad ascoltare l'armonia interiore delle cose. Imparare a mantenere il baricentro della montagna nel bene e nel male. Considerandole in questo modo, le intemperie, prenderemo coscienza di un silenzio, di una tranquillità e una saggezza più profondi e incrollabili di quanto avremmo mai creduto possibile. Tali da non lasciarsi sopraffare neppure dalle tempeste peggiori. Se saremo capaci di ascoltarle, le montagne ci insegneranno tutto questo. Allora manteniamo nella mente questa immagine della montagna, rimaniamo qualche minuto ancora in meditazione seduta con la montagna. E esploriamo questo intensificarsi della capacità di stare immobili, di sedere per tempi più prolungati di fronte alle avversità, alle difficoltà, alle bufere o alla monotonia.
Restiamo in meditazione fino al suono della campana. Con questo nuovo senso di stabilità e di radicamento, respiriamo.